Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, oggi andremo ad unboxare un proiettore. Un proiettore che arriva direttamente dalla Cina, che ho acquistato per fare il recente progetto del cinema in giardino, che sicuramente, se non sbaglio, avete già visto. Se vi interessa il video vi invito a recuperarlo, se non vi lascio qua la scheda da qualche parte, nel quale ho costruito un cinema nel giardino. E ovviamente per fare quel progetto ho acquistato questo proiettore dalla Cina, che adesso andremo ad unboxare e vediamo se funziona, come funziona. Quindi io direi che magari prima di partire un bel like per supportare questo video, questo unboxing, e insomma iscrivetevi al canale per altri unboxing del genere. E adesso possiamo andare all'unboxing, così poi vediamo com'è questo proiettore. Che ne dite? Sicuro? Questo è il pacco, il proiettore che ho preso dalla Cina. Vi lascio casomai alcuni screen qua del prodotto che io ho acquistato, e quindi adesso, senza perderci troppo in chiacchiere, andiamo ad unboxarlo. Sono molto curioso e sono molto fiducioso, spero insomma, di questo proiettore. Diciamo che era da tanto che volevo acquistare un proiettore finché l'ho comprato, e quindi ci faccio il video unboxing. Quindi eccoci qua, questa è la scatola del proiettore e vediamo che cosa c'è all'interno. Quindi in questa scatola abbiamo il manuale di istruzioni, il cavo di alimentazione, un cavo normalissimo, e il suo telecomando. Lo faccio vedere qua, telecomandino. Ok, poi non c'è nient'altro. No, non c'è nient'altro che il proiettore. Allora, innanzitutto andiamo a vedere le dimensioni di questo proiettore, che sembrano comunque importanti. Qua abbiamo davanti la plastica che andiamo a rimuovere, e questo è il proiettore, il Magic Cube, con la sua base di appoggio. Si gira così. E questo, diciamo, è il proiettore. Ora spostiamo questi, lo faccio vedere più da vicino. Questa è la lente, qua sopra c'è una ghiera probabilmente di messa a fuoco, sì, perché si allontana e si avvicina la lente. E qua dietro, come potete vedere, abbiamo la porta di alimentazione, un ingresso USB, quello per le cuffie, eventualmente per attaccarci anche le casse. E qua c'è la presa HDMI, e qua c'è il tasto on-off, nient'altro. Qua c'è una, penso che sia questo qua un altoparlante, mentre questo è una presa d'aria. Qua ci sono scritte delle informazioni che non riesco a leggere. Questo modello qua, per l'esattezza, lo faccio vedere anche qua in camera. Questo è il proiettore, che adesso andremo a testare ovviamente. È il HY300 Projector. Con una mano, dimensioni che insomma si prospettano bene. Ora qua abbiamo una parete bianca e andremo a vedere se funziona e come funziona. E adesso, con questa bella parete, io direi che possiamo andare a collegare il proiettore, che vorrei farvi vedere in diretta. Ovviamente non succederà niente perché bisognerà accenderlo, però insomma, presa attaccata, andiamo a vedere se funziona. Tanto si è acceso il LED dietro qua. Sentite? Qualcosa si muove. Prova della verità. Niente. Bello. Boh. Aspetta. Beh, c'è una definizione spettacolo. Cioè, per 40 euro e che non mi si vede niente. Guarda quanto è grande.
faccio un video con questo, questo, allora aspetta, lascia stare il casino, questo è il proiettore e questo è come si vede, cioè per 40 euro questa cosa qua, cioè non, guarda che definizione, ok, siamo vicino, però guarda che definizione che c'ha questo proiettore, cioè io ragazzi non so, cioè sono veramente molto stupito. Andiamo a provarlo, aspetta, qua vedo tutte le impostazioni per connettere il wifi, impostazioni bluetooth, impostazioni della lingua, infatti adesso l'ho messo in italiano, altre impostazioni che non so cosa sia, meglio non toccare, scheda chi siamo, impostazioni del tempo per l'ora, insomma tutto quello che è, riguarda la data, l'ora, quelle cose lì, qua c'è impostazioni audio, ovviamente all'interno come detto prima c'è un altoparlante che però non è che suoni granché, ma è anche giusto così. E qua ci sono le impostazioni della proiezione, possiamo andare a selezionare la dimensione dello schermo, il metodo di proiezione, addirittura se vogliamo usarlo anche come retroproiezione, ovvero da dietro lo schermo, e poi c'è la correzione trapezoidale, quindi se non è rettangolare perché non è messo su un piano dritto come l'ho messo adesso, potete andare a correggere il trapezio dell'immagine. Detto questo, io adesso vi faccio vedere, si può collegare il bluetooth, scusate, si può collegare il wifi, io non l'ho ancora collegato, ovviamente la data qua 69 è sbagliatissima, comunque c'è la risoluzione veramente per 40 euro fa paura, c'è la risoluzione per 40 euro fa paura, c'è Google Play, c'è YouTube, ci sono le applicazioni, calcolatrice, musica, proviamo la calcolatrice, c'è Disney Plus, c'è, guardate, 40 euro questa cosa, è assurda. Io adesso per provarlo ho collegato una chiavetta Bluetooth, per collegarlo ho utilizzato una chiavetta, si può anche utilizzare l'HDMI, io adesso ho detto provo con la chiavetta così vediamo il risultato, per andare ad accedere alle chiavetta bisogna andare su file, qua troviamo USB e questi sono tutti i file che abbiamo sulla chiavetta. Vi faccio vedere un video, Formentera, che c'è su YouTube, ecco, cioè vi faccio partire il video per farvi capire, cancel, lasciate stare l'audio che adesso ovviamente è riprodotto con col proiettore, però c'è, guardate che figata. Cioè, ragazzi, non so se mi spiego, ma cioè, un cinema, io non vedo l'ora di fare, che non ho ancora fatto il cinema nel giardino, ma ragazzi, è pauroso, eh? Ok, non è tanto luminoso, ma è per 40 euro è pauroso, ragazzi. Ok, adesso si vede un po' magari il rallentatore, perché c'è comunque il player all'interno del proiettore che magari fa un po' di fatica, però cioè ragazzi, cosa stiamo parlando? 40 euro? Cioè io non so cosa voler di più. Di cosa stiamo parlando? Cioè ragazzi, io sono, ve lo dico qua, così, proprio senza stare a fare tutto il set, cioè ragazzi io veramente ragazzi, sono sorpreso da questa cosa qua, cioè è una cosa incredibile. Cioè 40 euro, guardate, questo è il proiettore con la chiavetta all'interno, ovviamente non so, cioè perdonatemi se non è molto curata questa ripresa, se mi siedo per terra, però ragazzi veramente, cioè non so, scrivetemi un commento voi cosa ne pensate, perché io veramente sono soddisfatto al 100%. Spero che duri un po' di tempo, però comunque non ho niente da dire. 40 euro miglior spesi per adesso. Veramente soddisfatto al 100%. Io vi ricordo che se vi interessa questo prodotto vi lascio qua sotto il link in descrizione per comprarlo su AliExpress, altrimenti vi lascio anche il link di Amazon, viene un po' di più, ma il prodotto è lo stesso, se magari vi fidate di più su Amazon, però comunque se vi interessa è veramente spaziale. Magic Cubic HY300, ho detto tutto. Quindi, olè, breakdance,
Quindi ragazzi, se questo video casino vi è piaciuto, mettete un pollice in su su questo video per farmelo sapere. Ovviamente iscrivetevi al canale per supportare il canale e per aiutarmi a portare sempre più contenuti di questo genere qua. Quindi è gratis per voi, io vi ringrazio già se lo fate, quindi grazie. Per il proiettore, che se lo spengo ve lo faccio vedere, dai. Cioè, detto questo, ragazzi, per questo proiettore penso di aver detto tutto. Puzza un po' di cinese, ma è giusto così, un po' caldino, ma è normale, spero. Ah, tra l'altro qua sotto c'è anche vite per metterlo sui cavalletti. Per questo proiettore era tutto. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto e non mi resta che salutarmi. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!